disperatamente perso. Sento che respiri forte in questa cornetta, maledetta, mi separa dalla tua bocca. Posso rivederti già stasera, ma tu non pensare male adesso. Ancora il solito sesso. Correrò veloce contro le valanghe per poi regalarti la fiamma del vulcano. Respirerò dove l'abisso discende, avrai tutte le piogge nella tua mano. Ma se solo potessi un giorno vendere il mondo intero in cambio del tuo amore vero. Quelli brutti, a chi da poco si è svegliato, a chi ora il turno ha terminato, a chi dal cambio all'infermiere, a chi è svenuto nel bicchiere, ai pariolini e borgatari, a chi detesta i fusi orari, ai marciapiedi, alle mignotte, all'alba che fotte la notte. Buongiorno alla barista che ci avrà una quarta, alla cassiera col bassotto e senza tetto alterna all'otto, al gratta e vinci, ai pendolari, alle stazioni e cellulari, ai scooteroni sul raccordo, all'anulare con la fede, al dito medio, al camionista, al prete, al giudice, al dentista. Un caffè al vetro, per favore, scusi, no, non è un errore, mi consolo nel cercare la sostanza delle cose, il contenuto in trasparenza che trapela l'evidenza, mi riaccende la speranza che non tutto è apparenza. Buongiorno a tutti, ai milionari, ai fagottari, a chi squatta col Ferrari, a chi va in giro con i mezzi, a chi lavora ai strani orari, ai scippatori e ai manovali, a chi racconta barzellette, a chi è un fenomeno a 3-7, ai vittimisti e agli ottimisti e agli universitari tristi. Buongiorno a questa strana situazione umana, al contesto greve e mesto di chi urla in trasmissione, a chi scappa in Indonesia, a chi fa il furbo sotto casa, a chi fa botte in un parcheggio, a chi si mette sempre in mezzo, a Miss e Mister Botulino e a chi si inguatta l'accendino. Un caffè al vetro, per favore, scusi, no, non è un errore, mi consolo nel cercare la sostanza delle cose, il contenuto in trasparenza che trapela l'evidenza, mi riaccende la speranza che non tutto è apparenza. Buongiorno al giorno e a tutti i giorni che verranno, a chi si accumula le ferie e a chi lavora a Capodanno, a chi si inventa una canzone, a lei che sceglie per amore, a chi ama solo gli animali e se ne frega degli umani, a chi s'aggiudica la coppa e a chi ci mette un'altra toppa. Un caffè al vetro, per favore, scusi, no, non è un errore, mi consolo nel cercare la sostanza delle cose, il contenuto in trasparenza che trapela l'evidenza,
mi riaccende la speranza che non tutto è apparenza. Un caffè al vetro, per favore, scusi no, non è un errore, mi consolo nel cercare la sostanza delle cose, il contenuto in trasparenza che trapela l'evidenza. Mi riaccende la speranza che non tutto è apparenza. E questo qua era Emiliano Ottaviani, Un caffè al vetro, che è stato con noi due puntate fa. Un grande cantatore romano dei tempi di oggi, che riprende comunque le origini proprio della canzone romana per eccellenza e le riporta in una chiave un po' più moderna. E intanto noi tra poco parliamo di un'altra cosa che fa parlare il web, ovvero di Selvaggia Lucarelli versus Gianni Morandi, quello che sta succedendo in questi giorni. E intanto tra poco, adesso ci ascoltiamo i From the Ashes, Wake Me. A tra poco.